Ma lo stato di salute del turismo nella nostra regione è ancora, direi, in una condizione indefinita, nel senso che noi restiamo una regione dalla forte attrattività turistica, però direi che registriamo gli effetti di questa attrattività senza riuscire a incidere sulle cause. Abbiamo momenti nei quali registriamo picchi di presenze, momenti nei quali si registrano flessioni che variano o dai periodi dell'anno o da aree geografiche, però abbiamo ancora una lettura non consapevole delle cause che determinano la flessione o il picco. E direi che vivere così il turismo come un evento meteorologico senza riuscire a incidere sulle logiche di sistema è il vero punto fragile della regione Campania e del sistema Italia in generale. Allora, più che i consuntivi, perché poi un consuntivo serio lo si può fare quando si è fatto un preventivo razionale, è sforzarci di organizzare le logiche del bilancio preventivo, per cui incominciare a ragionare in termini di sistemi differenziati, di attenzione alla domanda differenziata per i vari ambiti turistici della regione Campania. E questo immaginiamo di farlo sia con il disegno di legge che andrà in discussione in Consiglio, ma anche con un'azione mirata nella spesa dei fondi comunitari che ancora abbiamo. Noi vogliamo focalizzare la spesa sulla dimensione produttiva dei sistemi, quindi questa è la logica con la quale ci stiamo muovendo. Io interpreto questo consorzio come un interessantissimo esperimento di una modalità di organizzazione del sistema turistico con riferimento all'organizzazione della qualità dei servizi dell'accoglienza attraverso la connessione del pubblico e del privato. Direi che per certi versi questo consorzio anticipa alcune parti del disegno di legge, per cui sono molto interessato a capire le dinamiche e anche ad aiutare istituzionalmente questo consorzio per comprendere quali siano gli aspetti virtuosi e quindi mutuabili anche altrove e comprendere insieme eventualmente limiti o difetti, proprio per aiutarci reciprocamente a definire le logiche del bilancio preventivo che poi ci faccia fare un consuntivo razionale e non legato all'eventualità.